Qui vediamo invece un esempio di muro perimetrale con gli irrigidimenti, vediamo qui la striscia verticale, o in questo caso un centrale, parete corta ma molto alta, è stato inserito un corbero a metà altezza. Metodo tabellare per le pareti portanti. Qui vediamo, se non ricordo male, era un'azienda agricola, doveva realizzare una centrale tecnica appena fuori dai capannoni, quindi ha realizzato una piccola platea e per semplificare il cantiere, diciamo che ha deciso di evitare il telaio evidentemente e ha optato per una muratura portante con blocchi Evolution, all'epoca si poteva utilizzare questo blocco. Metodo tabellare cosa dice? Per un Ray 120 servirebbe un 20 cm di calcestruzzo aerato autoclavato, vedete qui la riga, calcestruzzo autoclavato, cotone pieno, Ray 120 è la quarta colonna, lo incrociamo, vediamo spessore 20 cm. Ray 180 spessore 24 cm, Ray 240 spessore 30 cm. In questo caso diciamo, gli irrigidimenti possono essere fatti non più a 4 metri come per muri non portanti, ma a 8 metri. Questa era l'unica slide dedicata al muro portante. Tutto il resto che vedremo, che abbiamo visto, era dedicato invece ai divisori. Qui ne vediamo uno di grande dimensione. Qui siamo addirittura fuori dal campo di applicazione del fascicolo tecnico, perché siamo oltre gli 8 metri, e quindi in questo caso è stato utilizzato il metodo analitico. Vi mostro quello che è un po' il nostro standard, anche i nostri consulenti hanno, diciamo, sviluppato per fare queste verifiche nel caso in cui i clienti, che possono essere studi di progettazione o anche imprese, talvolta ci chiedono. Ogni tanto su grandi interventi ci viene richiesta anche la verifica al fuoco e la verifica statica. In questo caso, per questo edificio l'ho strutturato in questa maniera, quindi ci si è basati sui rapporti di prova, quindi quelli che abbiamo visto, dai rapporti, abbiamo visto rapporti di classificazione, ma i rapporti di prova di questi test ci hanno permesso di ovviamente analizzare le curve di temperatura nello spessore del blocco e anche del giunto, perché abbiamo inserito le termocoppie anche nei giunti, oltre che nel blocco a molti spessori, proprio per capire come varia la temperatura nel blocco, perché, come vi dicevo, il vantaggio, la grande caratteristica di questo materiale è proprio l'isolamento.